Buongiorno e pace e bene. Oggi 20 maggio ricordiamo San Bernardino da Siena. Bernardino nasce a Massa Marittima in provincia di Grosseto l'8 settembre del 1380. Perse i genitori molto presto e la sua educazione venne affidata a parenti. Sano, carattere schietto e deciso, amante della libertà, ma conscio della propria responsabilità. Conseguì il dottorato in filosofia e diritto. Non era propenso alla vita religiosa, tanto che alle letture bibliche preferiva la poesia profana. Verso i 18 anni entrò nella confraternita dei Disciplinati di Santa Maria della Scala, compagnia di giovani flagellanti. Aveva 20 anni quando Siena venne colpita dalla peste. Molti medici e infermieri dell'ospedale di Santa Maria della Scala morirono contagiati e il priore chiese pubblicamente aiuto. Bernardino, insieme ai compagni della confraternita, si offrì volontario per 4 mesi. L'8 settembre del 1402 entrò come novizio nel convento di San Francesco a Siena. Per completare il noviziato venne mandato nel convento alle pendici meridionali del Monte Amiata, poche capanne costruite intorno ad una chiesetta. Il convento apparteneva alla regola dell'osservanza, austerità e povertà prescritte dal fondatore San Francesco. Dopo 3 anni fece la professione religiosa. Nel 1404 divenne sacerdote. Fu nominato predicatore dal vicario dell'ordine nel 1405 e tornò a Siena. Nell'ordine divenne uno dei principali propugnatori della riforma dei francescani osservanti. Devoto al santo nome di Gesù, faceva incidere il trigramma Jesus da lui stesso disegnato su tavolette di legno che faceva baciare al pubblico alla fine delle sue prediche. Il trigramma figurava sugli stendardi che precedevano Bernardino quando arrivava in una nuova città per predicare. Il simbolo è formato da un sole raggiante in un campo azzurro. Le lettere Jesus sono le prime 3 del nome Gesù in greco. Il sole è Cristo che dà la vita con i suoi raggi, 12 serpeggianti che rappresentano gli apostoli e 8 diritti, le beatitudini. La fascia che circonda il sole rappresenta la felicità dei beati che non ha fine, il celeste dello sfondo, il simbolo di fede e l'oro dell'amore. L'H con l'asta sinistra allungata disegnata a formare una croce. Anche i suoi discorsi, stenografati da un discepolo, sono giunti fino a noi. Aveva parole durissime per quanti rinnegano il Dio per un capo d'aglio e per le belve dalle zanne lunghe che rodono le ossa del povero. Bernardino muore il 20 maggio del 1444, a 64 anni, nella città dell'Aquila. Dietro sua richiesta venne posto sulla nuda terra, come San Francesco. La sua opera di predicazione e pacificazione continuò anche dopo la sua morte. Poiché le lotte tra le opposte fazioni continuavano, il suo corpo dentro la bara cominciò a versare sangue, arrestandosi soltanto quando i cittadini dell'Aquila si riappacificarono. Il 24 maggio del 1450, nella festa di Pentecoste, Papa Niccolò V lo proclamò santo. San Bernardino è anche compatrono di Siena, della nativa Massa Marittima, di Perugia e dell'Aquila, oltre ad essere patrono dei pubblicitari. Contro le emorragie, la raucedine e le malattie polmonari viene invocato. San Bernardino non è solamente conosciuto come il predicatore del Santo Nome di Gesù, ricordiamo JHS, che vuol dire Gesù Salvatore degli Uomini. Era anche un grandissimo devoto della Vergine Maria, tant'è che c'è un episodio molto simpatico della sua gioventù che ci esprime questa sua forte devozione. Era con la zia Pia e la cugina Tobia quando a un certo punto nella sua passeggiata serale dice: io esco, vado, perché se non saluto la mia innamorata
prima di andare a dormire non riesco a stare bene. E questa frase incuriosì un po' questa sua zia e questa sua cugina, tant'è che la cugina cercò di seguirlo da lontano quella sera e vedendolo uscire proprio da Porta Camoglia in una zona della città un po' particolare si allarmò tantissimo. Seguendolo da lontano però poi lo riscoprì poco distante, inginocchiato con un grande sorriso ai piedi di una statua della Vergine. Era lei, la sua innamorata, che doveva salutare ogni notte per avere una notte serena, quel dolce saluto, quella carezza della sera. Allora anche noi facciamo questa esperienza, magari prima di andare a dormire ogni sera cerchiamo un'immagine della Vergine Maria e inginocchiamoci al suo cospetto in questo mese di maggio, cercando sempre la sua protezione e ascoltando il suo insegnamento di madre. San Bernardino da Siena prega per noi.